arrivato il momento di ritirare la box qui a IKEA, quindi siamo arrivati e niente, siamo curiosissime di vedere che cosa ci daranno, perché in Italia l'abbiamo provata, in Spagna ancora no, e quindi andiamo a scoprirlo. Allora, praticamente abbiamo adesso ritirato, ci siamo messi qua sedute perché così siamo comode, e in più con la scusa mi sono ripresa il caffè perché tanto non me l'hanno fatto pagare con l'IKEA Family. E niente, adesso, perché mi sono scaricata, poi vi racconterò come si fa, ma è una cavolata, la carta di IKEA proprio della Spagna. Adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato, perché ci sono davvero tantissime cose, vero Rebecca? 5 scatole. Forse ho 4, no, 5 scatole. Ok, adesso faccio vedere io. Vi faccio vedere intanto la busta, è così, quella classica di IKEA. E adesso Rebecca sta sperando nelle polpette. Ma questa è vuota. No, non fragita, che non so che c'è dentro. Allora, aprila al contrario, così si vuota. C'è la torta preferita. La sua torta preferita c'è. Questa qua è per te, questa è per me. Sì, qua che è caduto? Qua c'è la crema. Sì. No, forse perché l'ho agitata. Wow! Adesso non so se mangiarmi questa o se mangiarmi le polpette. Vediamo, andiamo avanti. Vai. Wow! Che è? Gamberetti? Wow! Sembrano tipo delle focacce. Carino! Però c'è il pesce. C'è le uova, il pesce. Poi sotto mi sa che c'è pure... I gamberetti vanno un po' schifo, però vabbè. Beh, per fare magari la cena stasera. Sanno di niente. Però sono gelidi. E mo devi assaggiare comunque. Tutto. Eh sì, un pezzettino. Non si lamenta però. Vai. Queste potrebbero essere polpette. Va, perché sono calde? Sì. Sono le polpette. Le polpette. Però mi sento vegetariane. Sono buone lo stesso, eh? No, si sente la carne, non so, vegetariana. Perché non c'è? C'è pure il purè che a me piace tanto. I cereali li fanno bene. Fighissimo. Questa qua adesso se la mangia Rebecca. Ovvio, c'è pure la salsa. Poi. All'ultimo. E questa l'abbiamo pagata 4,99€. Sì, mi sa, avevi ragione, sono 4. 4, 4 box. Ah, e qua vedi ci sono i nuggets. Mamma mia, che vampata. Con i fagiolini, perfetto. No, la... vabbè, fantastico come box. Sì. Io intanto mi sono presa il caffè mentre Rebecca assaggia. Che devo assaggiare, le ho preso... che non mi piacciono. Sì, le ho preso la salvietta con la forchettina, poi naturalmente assaggerò pure io. Ma che è sta roba scura? Sono forse dei fagioli? Prova a assaggiare. Fagioli? Non lo so. I fagiolini ti vanno bene, Rebecca. Aspetta che cerco di far vedere bene. I fagiolini non gli piacciono. No, a me piacciono i fagiolini, però sono sessi. È vero, perché saranno al vapore. Prova un po'. Questa roba è durissima. Ma sai, sono vegetali. Sì. Hanno di verdure. Ah, può essere, che ci stanno. Ma lui con il mamma che fa cannello. Pure dentro è duro? Non gli piacciono. Mo vedrete, qua fa l'assaggio tipo un pezzettino proprio per Dio, ho assaggiato. Vedrete quell'altro invece come farà. Questo no. Pazzamento. Allora, ho assaggiato anche i fagiolini. Sono lessi, però sono buoni i fagiolini. Secondo assaggio. Vai. Vediamo cosa c'è. Te toccano i gamberetti. L'uovo ti piace? I gamberetti ti piacciono? È freddo quanto un'anima. Beh, vai. L'odore com'è? Si sente niente. Oh, comunque ti hanno messo anche il dolce, È gelido! Ah, che sarà stato nel frigo. Pane e pomodoro. Beh, c'è pure l'uovo. Hai assaggiato il pane? Buono. Il pane. Allora, assaggio pure io perché sono curiosa. Poi mi sta a far venire fame. Vabbè, tu direi buonissimo perché
Lo sapevo io. Non è cattivo. Non ho detto che è cattivo. Poi con tutta maionese, poi la fame li è mangiando. Lei mi deve sempre andare contro. Non è male. Poi sarà che col pane con la maionese, qualsiasi cosa ci metti sopra, a me piace. Adesso andiamo alla terza box. Vai, questo è il suo piatto preferito. E addirittura, mo ne ragioniamo. Vai. Sarà il sushi il mio piatto preferito. Allora, vediamo un po'. Le polpettine. Lo so. Sono cattive. Sono diverse. Sono diverse. Non sono le stesse del solito. Sono cattive? No, però hanno un gusto diverso. Allora può darsi che so di un altro tipo. Perché stanno quelle di pollo, c'è sta. Mi rimasta male. Io voglio assaggiare il purè. Il purè è buono. Poi di polpette no. Sì, però sono diverse. Quelle so, cereali, che va che? Buttati pure per terra. Ma io sono un uccello che mi mangio cereali, scusa. Fanno niente. Le polpette mangiatele, no? Ok, adesso passiamo alla parte top di questo assaggio. Allora, perché come soddisfatta? È capitata proprio quella che piace a lei. Allora, io assaggerò quella di mele. Rebecca... mele, ma non è di mele. Non è di mele? Non è la crostata della nonna. Mi sembra quella di mele. La torta della nonna. Ah, può essere che la torta. Che poi ci metti questa sopra. Vabbè, ce la metto io. Ce la metti tu, eh. Vai. L'assaggio, Perché non la conosci. La conosco. La Rebecca gli piace un sacco questa. Che praticamente è al cioccolato con le mandorle, che è? Pinoli. Quindi mo la devo assaggiare pure io. Allora io assaggio questa. La vuoi assaggiare? Tu assaggi la mia e io assaggio la tua. Dai, vai con l'assaggio. Sa di niente. Manco quella sa di niente. Guarda, ne ha presa poca poca all'inizio perché c'aveva paura e non gli piace. Non ti piace? Non deve essere cattiva, no? Ci sono le mele. Te l'ho detto che c'erano le mele. Non ti piacciono le mele? Io odio le torte con le mele. Ah, e con le pere? Con le mele. Ah. È buona invece la torta di mele. Vabbè, mangia quell'altro. Aspetta che io devo assaggiare quell'altro. Allora, io assaggio quell'altro. Se mi avvicini il piatto. Questa io non l'ho mai assaggiata, se non sbaglio. Oh, piccolo, mi raccomando. Mi ha detto che non posso prendere solo un pezzo piccolo. Ho preso gigante. Ha pure delle praline all'interno. So i pinoli. Ah, i pinoli. Buono. La cioccolata. Buona, dopo assaggerò quella delle mele. Con le mele vediamo. Assaggia. Con tanto di decorazione fatta da me. La decorata Rebecca. A me invece le torte con le mele mi piacciono. A me no, anche se io sono intollerante alle mele. Le torte con le mele a me fanno proprio schifo, perché hanno quel sapore schifoso. Buona. A me piacciono. Si sente tanto la mela, ecco, forse anche a lei non mi piace. Quando passaggio il pezzo con la crema e adesso ci finiamo, non tutto perché ce lo porteremo dietro. Ci finiamo tutto. Lo porteremo in albergo. La dovetta magari ci mangeremo stasera. Allora, buongiorno e buon nuovo vlog. Noi stamattina abbiamo già fatto la solita colazione da Ikea, che ormai è diventato, cioè da un po' ci conoscono. Adesso siamo oggi il programma della giornata è andare alla Rambla e mangiare qualcosa al mercato della Boccheria, si chiama, se non sbaglio. Adesso siamo arrivati proprio di fronte alla Rambla, vi faccio vedere un po' di cose, poi qua dicono da stare attenta che ci sono un po' di borseggiatori e quindi ci siamo messe lo zaino, adesso non si vede però ce l'abbiamo davanti,
E niente, andiamo a fare una sorta di food tour oggi. Andiamo a assaggiare un po' di cosette. Sei contenta, Rebecca? Sì. Andiamo. Allora, forse penso che siamo arrivati, penso proprio di sì perché sembra proprio un mercato. Allora, siamo pronte anche perché abbiamo fame, io e Rebecca, siamo super curiose. Rebecca, di far l'assaggio. Com'è? L'ho già mangiato, ma non so che mangiare. Praticamente abbiamo preso un cono qua, Mass Food Lovers, e praticamente c'è il prosciutto, il formaggio e poi quello che cos'è? Quello lì sarà tipo un grissino. Non ti spacca il dente. Com'è? No. Io voglio assaggiare il formaggio. Buono. Come street food adesso andiamo a vedere il prossimo assaggio. Questo ottimo. Pagato 4 euro. Allora Rebecca, cosa ha deciso? Il corn dog, giusto per stare. Quindi assaggeremo il corn, cioè assaggerà il corn dog. Che costa 3,50 euro. Allora ecco Rebecca alle prese con il corn dog che ha voluto tanto. In realtà c'è pure la maionese da aggiungere. Com'è? Buono. Rebecca praticamente da tantissimo voleva assaggiare sto corn dog. E poi è capitato. Questo l'abbiamo pagato 3,50 euro. Devi fare attenzione perché più assaggini prendete naturalmente sale la spesa, perché non è che costano proprio pochissimo. Lo ascolta. Beh, perché te l'ha riscaldato. Ma il fritto fuori com'è? È morbido? Arid. Eh? È morbido. Non ti ammazzare per mangiarlo. Vediamo un po', fammelo vedere un po' dentro com'è, giralo. Wow, fantastico. E quindi continuiamo la nostra camminata alla ricerca di qualcosa di, pure per me, perché io mangio solo il formaggio. Direi l'ha riscaldato. Questo qua che non mi ricordo come si chiama. Non di cavolate, va. Vabbè, ve lo scrivo. E niente, andiamo ad assaggiare, è caldissimo. Non ho capito che cosa ci sono dentro. C'è tipo cicoria, roba del genere. Però è molto morbido, molto buono. E appunto c'è l'interno che è bello pieno, cioè questo qua penso che mi riempirà tantissimo perché è bello pieno, sembra, ma non è piccolo, è comunque abbastanza grande. E praticamente di questi ci sono tutti i gusti, sia con la carne, sia con le verdure, sia con altre cose, anche con le patate. Quindi potete scegliere tra mille cose. E niente, noi adesso andiamo al prossimo assaggio. Rebecca ha già visto il gelato, però se è gelato adesso no. L'hai visto te il gelato? Sì, sì, l'hai visto te, però quando l'hai visto mi hai detto subito che lo volevi. Che gelato vorresti? Non so, se a me mi andrebbe più la frutta. Allora, forse andiamo alla ricerca della frutta, adesso vediamo. Al prossimo assaggio. Rebecca ha visto patatas e quindi ha voluto prendere la patatas e adesso ce la dividiamo questa. È fredda. È fredda? No, che delusione. Un po' si sta candente.
fredda, ma buona. Cioè, buona. Sembrerebbe buona. Questa è praticamente l'ultima cosa salata che mangiamo, perché dopo prendiamo la frutta. Che comunque qua c'è un sacco di frutta, tantissima. Forse ti conviene con le dita. No. Ah, tipo le patatine in busta. Yes, yes. Pensavo meglio, eh. Pure io. Forse le sono fredde. Sono tipo le patatine, quelle che ho trovato al supermercato. Buona, eh. Rebecca sta buttata tutta per terra, però poi. Ma l'ho fatto apposta. Adesso, come gli ho detto? Ah, patata. Io ho preso cocco e ananas, mentre Rebecca ha preso cocco e kiwi. Adesso assaggio, vediamo un attimino com'è, intanto che passeggio. Buonissimo. Super rinfrescante, con questo caldo ci sta tutto. Vedete com'è? Qua questo frullato l'abbiamo pagato 2 euro ciascuno, quindi 4 euro in totale. Però vale la pena, poi appunto con questa giornata è una cosa rinfrescante, ci stava proprio bene. E così termina il nostro food tour alla Boccheria. E adesso ci facciamo un giro alla Rambla e vediamo un po' di negozi. Vi portiamo con... C'è Dunkin'. Rebecca sta in fissa con Dunkin', perché da noi non mi pare che a Roma ci sta. Adesso la ciambella non lo so se ce la faccio a mangiarla, Rebecca. A me quel coso, l'empanadas poi si chiama, e mi ha riempito un sacco. I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting out. After it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of